Perché è stato ucciso secondo te? Senza motivo? È senza motivo? Un rubatore non si uccidono così. Anche da noi che sono rubatori, ma non ho mai visto questo. Perché qua. Dai un rubatore morto? Non è dai così, non è buono così. Lui è proprio mio fratello. Lui, Sumala, è mio proprio fratello. Conosce sua madre e padre. Lui già un figlio, 5 anni. Anche lui solo 26 anni ora. Ma perché loro devono fare così? Noi siamo qua per cercare soldi, per ammendare l'Africa domani. Lo sai che non posso restare qua, ma però voi dovete capire, loro dovete capire che noi cercare un po' di là. Qua non è il nostro paese. Forse noi dobbiamo tu per andare in Africa. Cercare un po' di soldi, non è troppo, è un po'. Quello che tempo fa, ha fatto già tanti anni fa, e nonna di nonna. Prima c'è soldi, ma ora anche italiano loro lo sai che non c'è qua. Niente qua. Questo si chiama vergogna. Quello che io devo dire è che loro devono fare una cosa per di noi. Per cercare lavoro bene, guarda quello che lavoro. Tu devi alzarti alla 7 mesi, fino alla 5, 25 euro. Questo non è giusto, questo si chiama vergogna. Quello che io devo dire è che loro, per favore, lascia noi tranquillo. Per quello che noi stiamo qua, cercare un solo soldi. C'è già, non c'è documento, non c'è niente, non lo so come si andare. C'è gente là, non posso dormire, sta dormendo in strada. Quando ti sono vivendo a Roma, Napoli, Torino, c'è gente dorme in strada. E qualcosa di quello che è di là, noi andare giusto di qua tenda a Napoli, per vivere di là. Ma non significa che noi dobbiamo restare di là sempre, no. Per me, solo proprio il documento. Io non sto qua, prima io sono uno page. È giusto che loro dai documento 2 anni, già scaduto. Io vengo per fare un nuovo. Ha già fatto tutti, quando pronto io devo andare. Ma quello che guarda mio fratello loro, cosa io devo dire con mia famiglia, cosa io devo dire? Che ammazzare lui in Italia, senza un preva. Cosa è vergogna. Anche lui ha rubato, ma questo non vale per ammazzare una persona, perché la meliera è solo 5 per dormire. Ecco. Quindi è un po'. Mi dispiace con tutto che è successo. Lo conoscevi? Lo conoscevo, lui è mio amico. Facevamo tutto insieme. È andato a prendere qualcosa per costruire la sua casa. Siamo qui senza casa. Siamo troppo maltrattati di qua. È la vita di noi. Tutti. Siamo le gente, il governo, tutti. In polizia, tutti quanti. Sta maltrattando di noi qua. Siamo qui per costruire la nostra casa per dormire. Se non c'è casa, che dobbiamo fare? Lui è andato per prendere questa per fare solo sua casa. E hanno ammassato. Dove venite dal Mali tutti quanti? Sì, tutti quanti, non è tutti quanti, tutti africani, siamo tutti africani. Ci sono maliani, tutti africani sono qui. Ma tu lo conoscevi lui? Io li conoscevo. Che persona è? Lui era una persona brava, lavora tutti i giorni. Solo ieri che lui vuole, solo l'altro giorno che lui vuole costruire la sua casa. E questo problema è successo. Ogni giorno lavorare, i suoi colleghi sono qua. Tutti, le gente che lavora con lui. Dal giorno che io li conosco, 2016 e oggi, io non ho mai visto che lui vai da una italiana o fare qualcosa altro. Solo il lavoro che io li conosco il luogo di lavoro e oggi siamo qua e il giorno che lui è morto solo il lavoro. Secondo te chi è stato? Io non lo so chi è stato, però noi vogliamo la giustizia, la verità di questo.